Ciao Riders e bentornati sul canale di Bikes for Eddie. Io sono Eddie e oggi vi voglio parlare un po' più a fondo della scuola Masterclass Yamaha con il mio amico Alessandro Celestini. Come sempre, prima di passare al video vi chiedo di fare tre facilissime operazioni, e cioè iscrivervi al canale, lasciare un bel like se questo video vi piace e vi ha fatto passare un po' di tempo piacevole in mia compagnia, e se ancora non l'avete fatto attivate la campanella per ricevere le notifiche per ogni nuovo video. E ora forza, andiamo da Alessandro e facciamoci spiegare meglio che cos'è Masterclass Yamaha. Sono rimasto terrorizzato. Allora, Masterclass Yamaha è un progetto che è nato nel 2017, ok, tra me e Simone Corsi, per gioco, nel senso, Simone partiva per i Reds per i test pre-campionato, ok, Moto2, sai, ancora corre in attività Moto Mondiale, e mi chiama: guarda, vorrei prendere un R6 per iniziare a fare dei corsi e quant'altro. Io ancora ero in concessionaria da mio padre, e allora ho detto: dai, vediamo un attimo, quando torni buttiamo giù un programmino. Nel mentre che lui era via venerdì, sabato e domenica, io ho metabolizzato, buttato giù il programmino e ci siamo inventati questa cosa. Sono andato sulla Yamaha, abbiamo inventato questo progetto e siamo partiti così, per gioco, più per l'autodromo di Magione, e poi ci siamo allargati. L'autodromo di Magione, cioè sì, da Roma non Valle Lunga? Non Valle Lunga. Valle Lunga è un po' particolare per la gestione. Per la gestione. E come si è evoluto 2017? Quindi ormai ha 5 anni. Sì, si è evoluto molto rapidamente, perché grazie al progetto DART poi abbiamo fatto una fusione, ok? Quindi siamo riusciti a entrare su più circuiti. Quindi abbiamo dato il nostro servizio a più persone, grazie anche a questo nuovo progetto, i famosissimi rider coach che magari adesso racconteremo, e quindi abbiamo un attimino allargato i nostri orizzonti, insomma. Ecco, allora, Masterclass Yamaha è la scuola ufficiale di Dart Race. Esatto. Che fa, da una parte, i corsi di guida. Esatto. Adesso magari ci racconti come sono strutturati. Sì. Io oggi sto facendo il mio secondo corso con Davide Stirpe, l'ho già raccontato in un video, ma lo vediamo magari meglio con te. E poi fornisce anche una serie di servizi aggiuntivi, come ad esempio i rider coach. Esatto. Come sono fatti i corsi, e poi ci racconti dei rider coach. Allora, i corsi sono fatti in maniera molto semplice, nel senso che il nostro metodo prevede un lavoro molto certosino sulla posizione. Ok, tu arrivi la mattina, c'è un briefing teorico, ok, dove spieghiamo norme comportamentali, posizione in sella e circuito. Ci tengo a sottolineare che la posizione in sella è il, diciamo, è il fulcro di quello che è il nostro lavoro. Lo sto scoprendo io bene. Esatto. Oggi, esatto. E cerchiamo di lavorare soprattutto su questo concetto, perché una buona posizione permette di essere più sicuri in sella e aumentare le performance, okay? Quindi è un po' tutto direttamente proporzionato. Detto questo, finita il briefing teorico, si passa in pista, quindi si fa il primo turno, che mediamente è conoscitivo, che significa i nostri istruttori, io compreso, quando giro vediamo un attimino il livello dei partecipanti per direzionarlo nel gruppo più corretto. Okay. Dal secondo iniziamo a lavorare a bomba con le GoPro. Ogni istruttore quanti abbiamo? Massimo 4 persone, che di solito vengono anche ripartite da altri due gruppi, 2-2 o 3-1, perché difficilmente trovi 4 persone che vanno di pari livello, è veramente quasi impossibile. E noi facciamo soprattutto un servizio di elite per quanto riguarda il corso di guida. In parallelo, rider coach, istruttore, che sono una figata totale. Esatto. Perché anche se non fai il corso è come se esatto, fossi sul corso. Esatto, è come se fai un mini corso all'interno del costo della giornata di prove libere, quindi ha un prezzo irrisorio per un corso di guida. Non è un corso, però hai la possibilità di essere affiancato da un pilota di riferimento, da un istruttore tecnico federale, che ti aiuta a girare in maniera più divertente. Anche perché poi i piloti che fanno i rider coach sono piloti veri. Piloti... sono Pusceddu, c'è Alessio Vedini, c'è Davide Stirpe, c'è Alessandro Daino, Simone Corsi, che comunque quindi, sia... diciamo, dalla MotoGP a scendere. Esatto, fino al cibo. Esatto. E com'è che hai messo insieme questa squadra? Abbiamo messo questa squadra perché io punto molto sul fattore umano. Ok, a me piace creare un bel gruppo che è armonioso, ok, divertente, oltre che essere professionalmente preparato. Però secondo me all'interno di una squadra ci deve essere serenità. Quindi una volta che hai questo, diciamo, è un po' tutto in discesa. A me piace molto delle gare, sono una persona che
cerco di monitorare un po' tutto, però do molto spazio a loro perché devono crearsi la loro identità e il loro metodo di lavoro, quindi credo che sia una cosa super positiva questa. Senti, e oggi ci sono tantissimi corsi, infatti il box è pieno, perché c'è anche un'altra iniziativa particolare che stai portando avanti con sì, Revit. Esatto. E cioè? Esatto, allora con Revit... Perché questa è una figata sì, totale di nuovo. Sì, con Revit, allora, io a parte sono testimonial del brand in Italia, okay. Poi ci siamo inventati una figata assurda, non so se si può dire. Sì, certo, si deve dire. Ci siamo inventati una cosa nel 2018, nel 2019, il primo anno, dove chiunque acquista una tuta, ok, Revit, nei 200 store d'Italia, poi nei 200 verranno selezionati altri store, quindi mediamente sono 50 che aderiscono alla promozione, ok, hanno incluso nel costo della tuta un corso con la Masterclass YMA. Quindi io vado a comprarmi una tuta della Revit, esatto, e poi vengo con te a fare il corso in pista. Esattamente. E nel costo della tuta c'è compreso il corso. Io devo semplicemente venire qua, ci sei tu, mi curi, esatto, mi insegni. Esatto, devi venire solo mutato con la tua moto. Okay. Moto. Che è una figata, esatto. Normalmente chi si compra una tuta intera, in pelle, eccetera, poi sta guardando quel mondo di riferimento, esatto, sta guardando il mondo, esatto, della pista, dello sport, e quindi parte subito col piede giusto, perché uno dei consigli che io mi sento di dare, perché poi ti lancio la domanda successiva, è la primissima, se ci si appassiona alla pista, se si vuole fare uno sport a livello più serio, andare in moto, certo, la prima cosa da fare secondo me è un corso. Certo, certo. Secondo te quali sono le prime tre cose da fare quando ci si avvicina al mondo della pista? Tu ne vedi vedi tantissimi allievi. Sì, sì. Oggi quanti sì, hai? 12? 16? Sì, siamo 12 oggi. 12 più i vari allievi, esatto, che seguiamo. Noi rimandiamo questo video da un anno perché tutte le volte ci chiaro, sono 12, chiaro, 16, chiaro, no? Sempre sì, full. Esatto. Quali sono i tre consigli che ti senti di dare come primi a chi si avvicina a questo mondo? Allora, come consiglio sicuramente in primis è entrare con prudenza, ok? E poi magari adesso spezzo una lancia a mio favore, però venire, perché no, nelle nostre giornate o fare un corso di guida anche con altre scuole, non voglio fare, diciamo, la parte commerciale. Diciamo fare un corso, fare di un corso di per guida capire come si per sta capire come si sta dentro. Esatto, non solo a discrezione della performance, ma soprattutto in una situazione di sicurezza, per un concetto proprio di sicurezza, perché lo stradale che entra in circuito non sa proprio stare dentro la pista, che è un altro sport, certo, okay? È un po' come se tu fai sempre il bagno al laghetto sotto casa e poi ti buttano nell'oceano Atlantico, esatto, ok? È un'altra cosa, esatto, non funziona, quindi è un esempio un po' più semplice, no, questo, però ho estremizzato il concetto. Secondo me va fatto un corso di guida per capire le cose elementari, come si agisce sulla pressione delle gomme, che cosa succede all'interno, quanto grip c'è in pista, quanto vengono sollecitati i freni, quanto posso fare 100% col gas, tante cose che in strada non riesci, in strada difficilmente vado a 100% col gas, mentre in pista per dare ritmo a ogni settore del circuito bisogna fare 100% zero. Ok, invece l'amatore c'è la cosa più difficile. Poi è normale che io farò 100% e inizierò a staccare in proporzione ai miei standard mentali, no? Perché poi il limite soprattutto è mentale, non è della moto, perché moto e gomme livello esasperato ormai. Sono delle super bike di qualche, esatto, anno fa, quindi esatto, assolutamente non sono da mettere. Ci manca il terzo consiglio? Terzo consiglio bisogna... Sì, terzo consiglio, io sono un po' malato sotto questo punto di vista, preparazione atletica. Quando si viene in pista bisogna essere preparati. Non è come andare a giocare a calcetto, con tutto il rispetto per il calcetto, io ho giocato tantissimi anni a calcio. Adesso gioco a padel. Esatto, gioco un po' a padel, bicicletta, sono amante dello sport in generale. Però quando si viene in pista, per ottimizzare al meglio il miglioramento, bisogna essere preparati fisicamente, soprattutto con un caldo di oggi. Ecco, è quello che volevo dire. Cioè, se non sei abituato ad andare a correre o a andare in bicicletta, eccetera, eccetera, in una giornata come quella di oggi, dove ci sono 40 gradi, chiaro, molto difficilmente riuscirai a fare più di 5 o 6 giri. Chiaro, chiaro. Soprattutto perché poi più stai dentro, più migliori. Certo. Ok, se sei consigliato in maniera corretta. Girare da solo secondo me serve, ok, però una prima infarinatura la devi prendere, ok, fai 2 o 3 volte, poi dopo puoi anche girare da solo, anche perché fare un corso di guida sicuramente ha un costo, no? Certo, quindi lo puoi ammortizzare in 2 o 3 uscite e capire come fare.
i miei due sales sono, non solo, ho fatto il corso di guida, io ho avuto bisogno di 3 uscite per riuscire a far sedimentare quello che Davide mi aveva insegnato, e dopo 3 uscite dico ok, adesso ho bisogno di fare di nuovo uno step. Certo. Infatti sono venuto qua e al primo turno, in realtà con Alessio, però ho girato subito sul tempo del mio best dell'ultima volta. Certo. Non fossi più venuto. Certo, perché poi la maggior parte del miglioramento ce l'hai quando tu stai a casa. Sembra un po' un controsenso, però poi dopo il cervello metabolizza quando è fermo, quando è a riposo. È come la centralina, registra gli errori quando spegni e togli la chiave. Esatto. Magari all'inizio non capisci, poi dopo magari anche una distanza di un mese che hai fatto il corso, riesci a capire quello che ti veniva detto. Magari lo fai senza saperlo. Quindi sono tante cose, però la miglior cosa da fare è raggiungere l'automatismo e anticipare tutti i movimenti. Quindi è quello che bisogna, è quello che sto provando a fare. Esatto, che ti aiuta tantissimo. Esatto, però, no? Che sarà oggetto di un altro video, in realtà proprio oggi due video. Ok. Oggi sto sotto pressione tutto il giorno. Oggi sei sotto pressione, però per il momento direi che ci possiamo rilassare. Grazie mille del tuo tempo. Grazie a te, è stato un piacere. Grande, grande. Molto bene, per il video di oggi è tutto. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di fare le 3 solite facilissime operazioni, cioè iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche, e se questo video vi è piaciuto, vi ha dato qualche informazione utile e vi ha fatto passare un po' di tempo piacevole in mia compagnia, per favore lasciate anche un bel pollicione verso l'alto. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao Riders!